Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lukin, che mi chiede di parlare del film di Federico Sfascia del 2018, Stella Strega. Federico Sfascia è un regista indipendente che ha fatto film che ho già recensito, IRECU, che era un gioiellino del cinema indipendente fatto praticamente con 2 lire, tutto casalingo e con una grandissima partecipazione del mitico Terry Gilliam. Questo Stella Strega è un rimaneggiamento di un altro film del nostro Sfascia che con problemi produttivi comunque tira fuori questo Stella Strega che finalmente è edito da noi, dalla Mafarca, un grande lavoro tra l'altro doppio CD comunque, vabbè. La storia di un gruppo di amici che praticamente lascia le ragazze, si ritrovano per praticamente passare una serata a droghe e prostitute. Mentre fanno questo in realtà incominciano a cadere sulla terra, diciamo così, dei mostri che incominciano alieni a mutare le persone. E di lì in poi la storia dei nostri che dovranno mettersi insieme alle ragazze che li troveranno per cercare di combattere tutto quello che è appunto l'assalto esterno, ma anche interno, perché verranno fuori dei conflitti interiori. Niente male, perché il film di Sfascia ha dalla sua un'ironia fantastica, una messa in scena veramente curata, con una fotografia fatta perfettamente nei dettagli. Bellissimo montaggio, e la sceneggiatura e la regia di Federico Sfascia sono di quelle che rimangono, perché comunque i dialoghi sono ottimi e la direzione dell'attore è davvero buona e sono bravi tutti. Da un grandissimo Guglielmo Favilla a Raffaele Ottolenghi. Giulia Zetti, il mitico Alex Lucchesi, Federica Bertolani, Mattia Settembrini, Cecilia Casini e Mirko Peruzzi. Un cast che funziona, un film corale, bellissimo, bellissimo ritmo. E degli effetti speciali sono fantastici, tutti fatti in casa con queste mutazioni, con questi grandissimi mostri, con questi slime. Veramente un film interessantissimo sotto questo punto di vista. Gli effetti, tra l'altro, funzionano benissimo. Primo perché sono ben fatti dal mitico Marco Cammellini, altri effetti digitali. Altri effetti fatti dallo stesso Sfascia, ma i mostri sono bellissimi e il film, ripeto, chiaramente sapendo quello che uno guarda, è un film a bassissimo budget, quasi zero, dove però viene fuori tantissimo amore per il cinema, in una fantasia incredibile nella descrizione appunto dei mostri. E poi, ripeto, i personaggi sono ben descritti, hanno al loro interno delle cose fra di loro che insomma sono curate, e quindi nel complesso è un film che giustamente gioca con la commedia, gioca con l'ironia, come ho detto, per il 90%, e riesce a divertire, ma riesce anche a essere serio e riesce soprattutto ad avere momenti notevolmente gore e momenti notevolmente fantasy, proprio nel concetto. E quindi un film che con un chiaro respiro agli anni 80, ma comunque portato nel postmoderno in un certo senso dal nostro Sfascia, questo Stella Strega per me è, per tutti quelli che amano il cinema fantasy, un passo assoluto; per quelli che amano il cinema horror anni 80 lo stesso; per quelli che amano il cinema psichedelico, anche vista la fotografia fantasticamente sparata e con dei flash meravigliosi insomma all'interno del film. Per me questo è un film assolutamente da non perdere, per dare una mano al cinema indipendente italiano e per dare una mano al cinema italiano buono, che insomma da qui in poi si spera lo Sfascia possa avere produzioni più ampie per poter fare film con più soldi e tirar fuori ancora di più il suo grande talento. Il link per la Mafarca è qua sotto per andare a acquistare Stella Strega, che vi ripeto, secondo me è di Mortone un film da vedere e rivedere, perché è troppo forte e divertente, e in Italia una serie del genere non si vede mai.